Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati in questo nuovo video. Oggi andiamo a realizzare una ricetta di bellezza e credetemi, la ricetta di oggi è una vera bomba. È qualcosa di davvero molto particolare, molto bello da vedere e penso che sia un'ottima coccola, ma anche una bellissima idea regalo. E quindi niente, io direi subito di cominciare. Ricordatevi prima di lasciare un mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale. Per la ricetta di oggi avremo bisogno, oltre agli ingredienti, anche di uno stampino un po' particolare, che è questo qua, dei gelati e ovviamente anche gli stecchini di legno. Questo stampo qua io l'ho preso su NBeats. NBeats è un sito di vendita online dove ci sono tantissimi materiali, accessori e strumenti dedicati a moltissime categorie dei fai da te, quindi non soltanto stampini, ma anche contenitori per le ricette di bellezza, anche materiali per la realizzazione di gioielli. Questo qui è il gioiello che abbiamo realizzato nel video precedente che vi è piaciuto tantissimo e vi ringrazio davvero tanto 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 per il supporto che mi date sempre. E sì, appunto, anche i materiali per realizzare questa collana li potete trovare sempre da NBeats. Poi ci sono materiali per il cucito, il ricamo, la resina, insomma un sacco di cose che potete trovare tutto nel sito. Quindi se vi va andate giù nell'info box a cliccare insomma sul link e andate a curiosare nel sito. E se vi serve ho anche un codice sconto, anche questo ve lo lascio sia qui che giù nell'info box, insomma con tutte le informazioni a riguardo. E niente, io direi di cominciare con la nostra ricetta di bellezza. Per questa ricetta ho bisogno di 2 cucchiai di acido citrico, 4 cucchiai di bicarbonato, 1 mescolata, mi serve 1 cucchiaio di olio di cocco che vado già a sciogliere a bagnomaria o nel microonde, aggiungo 1 cucchiaino di olio di cocco, mescolo di nuovo e un altro cucchiaino di olio di cocco. Poi aggiungo 4-5 gocce di olio essenziale e comunque fate riferimento alle dosi scritte sulla confezione. L'olio essenziale che uso io è alla vaniglia. Devo aggiungerne ancora un pochino, quindi questo è il terzo cucchiaino di olio. Ok, spostiamo un pochino verso il composto all'interno dello stampino. Lo comprimo meglio che riesco. Deve essere proprio bello compresso perché altrimenti rischiate che si stacchi quando lo togliete dallo stampo. Aggiungo ancora un pochino prima di aggiungere anche lo stecco. Quando penso di essere arrivata più o meno all'altezza dello stecco, lo inserisco all'interno dello stampo. Cavolo, che duro che è! E poi vado a comprimere bene sui bordi, tutto attorno allo stecco e poi anche sullo stecco. Ripeto l'operazione anche nell'altro stampo. Ok, ora lascio gli stampini dei miei gelati in freezer per un paio d'ore per semplificarmi il passaggio successivo. Quindi sì, può sembrare una cosa strana, però in realtà mi aiuterà moltissimo nel passaggio successivo, me lo renderà decisamente più semplice e più veloce. Quindi porto i miei gelati in frigo. Ho atteso qualche ora che l'olio di cocco si solidificasse nuovamente e ora vado a togliere dallo stampo i miei gelatini.
Vado ad alzarlo in questo modo e poi spingo il bastoncino del gelato. Vediamo se riesco a fare danni. Ok, guardate com'è bellino. Li mettiamo un attimo qua in attesa. Ho sciolto dell'olio di cocco che mi servirà per fare la copertura. Aggiungo all'olio di cocco del cacao in polvere un cucchiaino che vado a mescolare con la mia frusta. Ultimo passaggio è quello di ricoprire il gelatino con l'olio di cocco. Ok, ho spostato il mio olio di cocco sulla tazzina del caffè, in questo modo sarà molto più semplice ricoprire, il gelato. Primo strato di copertura fatto, adesso realizzo un secondo strato. Terzo strato. E direi che ci siamo. E ora, prima che si solidifichi di nuovo la copertura del mio gelato, vado ad utilizzare o del sale rosa dell'Himalaya o delle normali decorazioni per torte per decorare i miei gelati. Ora aspetto ancora qualche minuto finché non si solidifica completamente e poi vi mostro il risultato finale. Dunque, ecco qua il risultato finito. I miei gelatini da bagno sono pronti. Questi sono molto simili alle bombe da bagno, ma sono molto più nutrienti. Non sono delle vere e proprie bombe, in quanto hanno molto più burro di una normale bomba da bagno. Vi avevo detto che la ricetta di oggi era davvero qualcosa di molto molto particolare. Spero che vi sia piaciuto. Ora tocca a voi e fatemi sapere sotto nei commenti tutto quello che pensate. Se avete dubbi e domande, lasciatemi anche quello scritto nei commenti. Fatemi sapere com'è, il risultato finale, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, come migliorarlo. E niente, vi ricordo che lo stampo per realizzare questi gelatini da bagno li trovate sul sito N-Beads, come le perle che ho utilizzato per realizzare questa collana qui e tantissimi altri materiali e strumenti per gli hobby e il fai da te. Vi lascio come sempre tutto giù nell'info box insieme al codice sconto. Con questo è tutto, io spero che il video vi sia piaciuto. Ricordatevi di lasciare un mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video e se vi va, condividetelo. Ciao!